Bentornati ad Extra Time, grazie ai tecnici che hanno ridisegnato velocissimamente lo studio, che possiamo vedere nella sua interezza. Parliamo infatti di pallamano, nello specifico della Polisportiva Roberto Serra, squadra che milita nel campionato di A2, che con piacere torniamo ad ospitare nei nostri studi grazie alla presenza del vicepresidente Tiziano Cassone, Buonasera. buonasera, del centrale Adi Popovic, buonasera, e del portiere Angelo Palmisano. Buonasera a voi e grazie naturalmente per essere intervenuti qui nella nostra trasmissione. Ieri derby tutto fasanese con l'Handball, seconda squadra della Junior Fasano, derby vinto per 27 a 22. Partiamo proprio da questo match. Cassone, com'è andata? Bene. Benissimo, diciamo che è una partita che sentivamo anche poi. Diciamo che è stata dura anche riprendere dopo lo stop del natalizio, sai, è sempre difficile riprendere i ritmi. Poi c'è stato anche lo stop per problemi meteo, quindi l'ultima partita non l'abbiamo giocata contro il capo, che riprenderemo il 25. E quindi ieri questo incontro molto sentito, quindi che è andato molto bene. I ragazzi hanno fatto un ottimo incontro, è stato in linea generale molto bello. Però alla fine abbiamo vinto, insomma. Avete E poi spuntato. è l'incontro questo, cioè non L'incontro, il è più che. atteso, sempre il più Infatti. importante, il più importante. Ecco, Palmisano, come si vive anche l'attesa di un incontro così importante? Mi piacerebbe iniziare col dire innanzitutto che per noi l'inizio del campionato è stato abbastanza difficile, Certo. perché comunque siamo partiti con 10 10 punti di punti di penalizzazione. penalizzazione, diciamo, squadre under non presentate nello scorso anno. Vorrei anche ringraziare il presidente perché, diciamo, ha completato la rosa acquistando il mio collega qui presente, Adi Popovic e Giuseppe Lovecchio, che comunque ci hanno permesso di andare avanti. A pieno regime. Per il discorso di pre-partita, l'ansia, soprattutto per il debutto contro, diciamo, una compagine fasanese, è sempre il massimo per quanto riguarda lo sport. E tanta preparazione, però alla fine con ottimi risultati. Popovic, in cosa siete stati superiori all'handball? In grinta che abbiamo avuto durante la partita e la voglia di vincere. E poi un po' di fortuna in più, un po' di preparazione in più, quello che serve per vincere una partita. Beh, la grinta, Michele, non è mai mancata. La grinta è Al fattore serve. fondamentale in questo sport dove lo scontro fisico, scontro tra virgolette ovviamente, no? È abbastanza forte in campo e quindi diciamo se non parti con la giusta dose di grinta, di determinazione, difficilmente farai risultato nella pallamano, quello è certo, su quello non ci piove. C'è da sottolineare però la grande forza mentale di questo gruppo. Partire con un meno 10 in classifica in un campionato a sole 6 squadre Certo. non è cosa da tutti e soprattutto non è da tutti recuperarli in un solo girone, diciamo, di andata, poi specifichiamo tecnicamente come si definiscono andata e ritorno, diciamo. Però diciamo in un solo girone di andata recuperati 10 punti e portarsi già più 4 e quindi in piena media salvezza ormai, perché insomma avete almeno Non è agguantato, finita. non è finita, no, ma Sicuramente. il campionato è ancora lungo però, Siamo sulla buona attenzione, strada attenzione, comunque. parliamo di un campionato non agli sgoccioli ma a metà strada ancora, Sì, quindi sì, sì. diciamo, con un avversario che avete già agguantato e quindi già si può parlare di un campionato che si è immediatamente raddrizzato. Dico, bisogna avere una grande forza, una grande determinazione che sicuramente il coach Gaetano Di Gennaro, coadiuvato anche in questo lavoro dalla grande esperienza Di di Popovic. Popovic, è riuscito a fare in questa squadra fondamentalmente, lo possiamo dire, fondamentalmente di Fasanesi. È una squadra che rispecchia la grande tradizione della pallamano locale,
sia per il Serra ma sia per la polisportiva Junior Fasano, che hanno sempre basato, diciamo, i loro campionati, ma la loro storia sui fasanesi, coadiuvati ovviamente dall'esperienza e dalla tecnica indiscussa di qualche giocatore, diciamo, d'Oltralpe che si è avvicendato in queste squadre. Io credo quindi che il risultato, diciamo, maturato dal Serra in questa prima parte del campionato è un risultato importante. Poi, corroborato anche dalla vittoria del derby, non fa mai male, e quindi questo rende ancora più forte questi ragazzi. E proprio agganciandomi a quello che dicevi tu, volevo chiedere io al vicepresidente che realtà è questo Serra. Allora, noi siamo nati 3 anni fa, quindi naturalmente con diversi atleti che ormai erano fermi, diciamo, fermi, avevano lasciato, ma... Diciamo che non erano più da campionati, ecco, di elite. Ecco. Andiamo, diciamo, avanti, ecco. Quindi abbiamo si è formata questa nuova società, quindi rimettendo dentro tutti questi giocatori, che sono veramente tanti. Con sacrifici da parte di tutti i dirigenti, insomma da parte di tutti i giocatori, si è arrivato a grandi risultati, 2 campionati vinti, abbiamo vinto il campionato di Serie C, il campionato di Serie B e adesso siamo qui. Naturalmente affrontare il campionato di A2, dove la federazione impone dei parametri che sono quelli di avere obbligatoriamente l'Under 14 e l'Under 16 iscritte a un campionato, per noi l'anno scorso questo è stato il motivo per cui oggi ci troviamo questo meno 10 di penalizzazione. Quest'anno invece? Quest'anno, ecco, no, l'anno scorso abbiamo disputato il campionato con non iscrivendo una di queste squadre. Certo. Quindi quest'anno loro hanno attribuito questi meno 10. Dico di quest'anno con la gestione del... Quest'anno invece abbiamo 2 squadre, l'Under 12 e l'Under 14. Purtroppo non siamo riusciti a iscrivere l'Under 18 perché è una società nuova, noi da dove andiamo a prendere questi ragazzi, quindi dobbiamo ancora formarli, quindi dobbiamo farli crescere. Così quello che si sta facendo, grazie all'aiuto di alcuni di loro, Massimo Cassone, Angelo Palmisano, Guarini e altre persone, anche Di Gennaro che collabora in questo progetto di quello dei ragazzi, e stiamo formando e portando avanti queste 2 squadre. Insomma. Che tipo di riscontri state ottenendo da questo punto di vista? Ottimi riscontri. Diciamo che in 2 anni di pallamano questi ragazzi, perché abbiamo fatto 2 anni di pallamano con i ragazzi, quindi l'anno scorso e quest'anno, oggi possiamo dire che ci stanno dando veramente grossissime soddisfazioni. Sia gli Under 12 che gli Under 14. Quindi in 2 anni abbiamo visto veramente una crescita, proprio un'esplosione in questi ragazzi. Questo merito naturalmente di chi li segue. Un Serra che è abituato anche un pochettino a questi problemi di burocrazia, perché lui mi parlava di 2 campionati vinti, però un campionato l'hanno vinto e l'hanno dovuto perdere perché poi sono stati problemi burocratici, sì, che hanno costretto il Serra a rifare lo stesso campionato che avevano con merito vinto l'anno precedente. Adesso si ripropone 10 punti di penalizzazione, insomma. Una società che comunque dimostra, nonostante le gravi difficoltà che avrebbero ammazzato anche qualsiasi altra società, a mio avviso, di non mollare assolutamente da questo punto di vista e di credere moltissimo in una passione, tra l'altro, perché molti di questi giocatori che giocano nel Serra, io credo di poter dire a pieno titolo che lo fanno per passione. Sì, infatti, veramente per passione. La squadra è composta dalle vecchie glorie, diciamo, alla fine, perché comunque tutti hanno esperienza e quest'anno, ripeto, abbiamo completato appieno la rosa con l'innesto di Adi Popovic e di Giuseppe Lovecchio, che comunque per affrontare un campionato di A2 sono giocatori che comunque servono di qualità, certo, assolutamente. Prego Michele. Sì, mi piacerebbe sapere da Popovic, che lui è un esperto navigato nella pallamano e che conosce bene il territorio fasanese, se con l'arrivo suo e l'arrivo di Lovecchio a inizio stagione, a quest'ora, potevamo parlare di un'altra classifica. Secondo me sì. Era chiaro che, vedi, anche come ieri, come è successo ieri, perché proprio è proprio un'altra partita, un altro campionato, si gioca di nuovo con le stesse squadre. Certo. È chiaro che era diverso.
vincevamo più partite e eravamo adesso senza problemi salvati. Si dice che il Serra di oggi sia un Serra che poteva, o meglio, se si cominciasse domenica, il Serra vince il campionato. Ma vedi che da quando è arrivato anche lo vecchio noi non abbiamo perso una partita. E appunto. E si parla di quante partite? Sono quattro o cinque partite. Non abbiamo perso una partita, sì, nemmeno a Putignano, fuori casa, che stanno primi in classifica. Abbiamo pareggiato là. Adesso con tutto un girone di ritorno, perché specifichiamo, c'è la doppia andata e doppio ritorno. Come si struttura anche il campionato? Doppia andata e doppio ritorno, insomma, praticamente, no? Formule un po' strane effettivamente, perché fare gironi a sei squadre, sì. Insomma. Cioè doppio giro sia andata che ritorno. Doppio giro e doppio... E doppio ritorno, diciamo, quindi c'è tutto un girone di ritorno. Si può pensare che questa squadra possa addirittura pensare ai playoff? Non ci sono playoff. Playoff, dico, possa playoff, volevo intendere arrancare la vetta. Sì. Non playoff inteso. Sarà molto difficile. Molto difficile. Perché la differenza punti è abbastanza grande. Sarà molto difficile, anche vincendo tutte le partite da adesso in poi non credo che ce la faremo. Forse ad oggi no, però se fossimo partiti così già dall'inizio, forse qualche speranza in più. Ecco, qualitativamente invece che girone è? Le squadre, le vostre avversarie? Qual è il giudizio tecnico che potete formulare? Giudizio tecnico, noi abbiamo quest'anno il Putignano, il Capua e l'Handball Fasano, che comunque sono le, tra virgolette, le più favorite. Subito dopo, o meglio, io metterei sullo stesso livello, sullo stesso ripiano, anche la nostra squadra, e poi abbiamo anche lo Scafati e la Tellana a scendere. Sulla quale bisognerà fare la corsa. Esatto, sì, noi comunque punteremo, sì, fuori casa, soprattutto a vincere contro la Tellana e lo Scafati, proprio per recuperare questi punti di salvezza. Ormai li chiamiamo così proprio perché il nostro obiettivo adesso è quello di salvarci. Giancarlo. Io non posso addentrarmi nel settore che conosco talmente poco, quindi come sempre dico preferisco non fare brutte figure. Però l'osservazione che forse già si è colta da quello quando si diceva del campionato fatto in doppia andata e doppio ritorno. Io mi chiedo come mai alcune volte le federazioni facciano delle scelte così cervellotiche che bisognerebbe studiare presso quale psicologo vadano, dal psichiatra forse. Perché io ho sentito, seguendo la storia di questa società, che si è partiti dalla Serie C, la Serie B e Serie A2. Allora io forse penso che sarebbe più giusto eliminare una serie e fare dei campionati più congrui, con un numero più congruo, e fare un campionato normale. Tutti quest'anno hanno eliminato la Serie C, quindi probabilmente l'anno prossimo elimineranno anche la Serie B. Quindi significa che le politiche scelte dalla federazione sono perlomeno miopi. Se si deve cercare di dare una continuità, lo si dovrebbe fare con i settori giovanili. Ma non lo puoi fare dando 10 punti di penalizzazione quando poi hai 6 squadre, e allora sei costretto poi a fare i doppi turni per dare modo a questa squadra, se ne ha le capacità, di recuperare. Allora bisognerebbe capire, ecco perché non è una domanda, è un'osservazione alla quale mi piacerebbe sentire anche il parere di chi vive questo sport, perché è incredibile pensare che... Ma il problema è che la federazione non ha capito che una società che è proprio nuova da 3 anni, poteva avere un under 18. Certo, non poteva farlo, certo. Nemmeno portando tutti i ragazzi che si trovano sulla piazza. Certo. E questo non l'ho capito io come cioè, hanno fatto. Secondo me ci sono altre strategie, sì, per fare in modo che le società si possano dotare di un settore giovanile. Infatti si sono ricreduti quest'anno e hanno riformulato il regolamento inserendo non più meno 10 ma 6, quindi meno 6 punti. Cioè, di penalizzazione, quindi hanno fatto uno sconto di 4 punti, quindi l'anno prossimo dovremmo ripartire con meno 6. Ma io, la mia fiducia, io, certo, guarda, quest'anno un po' frustrante, il cambiamento, sai, quest'anno c'è stato il cambiamento ai vertici, quindi Marcello Russi è il nuovo presidente, Marcello è una persona che non ama perdere,
quindi di conseguenza quando ha visto la prima squadra, questa squadra in movimento, quindi quando il campionato è partito, lui ha pensato subito a dei cambiamenti. Io l'ho spinto parecchio, no? Però lui naturalmente vedendo gli incontri quindi abbiamo dovuto fare il primo acquisto e poi il secondo, quindi lui pensa al futuro di questa società, quindi questo è, fa capire che anche ultimi noi non abbiamo acquistato per salvarci, ma per far capire che comunque in futuro avremo sicuramente carne fresca all'interno della società, quindi questo fa capire insomma che il futuro io lo vedo abbastanza. Ma questa è un'osservazione che mi permette di dire, sentendo le squadre che partecipano a questo campionato, stiamo parlando del grosso delle società sono in Puglia, che è un fenomeno anomalo, cioè la Puglia conta squadre in elite, in Serie 2, e poi si perde una serie, la Serie C, il che significa che in ogni caso questo sport dovrebbe fare qualcosa per avere un maggiore radicamento sul territorio, sì. Partendo dalle Alpi fino alle piramidi, perché altrimenti si possono fare tutti i regolamenti, si possono fare anche tripli turni. Ma è difficile per trovare. Anche dei costi, perché fare doppio girone comunque comporta dei costi. Sì, la problematica principale secondo me è quella. Cioè, l'anno scorso abbiamo affrontato un campionato di A2 e avevamo Lazio e Roma. Quest'anno Lazio e Roma sono nell'altro girone, ma comunque abbiamo fatto andata e ritorno con Interscafati, con Tellana e con il Capo. Quindi alla fine ci tocca andare due volte lì, non una volta, due volte. Vi conoscete bene ormai? Sì, ormai ci date appuntamento. Ci studiamo già prima di giocare. Ecco, Fasano è una piazza che vive molto intensamente la pallamano, sia la Junior, lo diciamo, ha seppure due dimensioni diverse, sia il Serra, sono due squadre che possono vantare una tifoseria comunque corposa. Ecco, io le chiedo, naturalmente, ripeto, sono due dimensioni diverse, ma quanto si sente comunque la rivalità sia tra voi sia tra gli stessi tifosi? Tantissimo, questo come è sicuro tantissimo. Ripeto, anche perché ormai la nostra politica è quella di andare avanti, quindi stiamo crescendo, quindi il fatto di avere attività giovanile, il fatto di avere degli innesti, di aver acquistato dei giocatori, questo fa capire tante cose, quindi con calma naturalmente, non abbiamo fretta di dimostrare a qualcuno qualcosa, no, assolutamente questo è escluso, vogliamo fare le cose, cercare di fare le cose per bene, nel limite del possibile, naturalmente economico. La nostra fortuna è, lo ribadisco, di avere Marcello Russi come presidente, perché lui è stato un atleta, lui ha giocato, è un nazionale anche tra l'altro, quindi ha giocato, sa che significa, e lui comunque, quindi come tutti diciamo, i giocatori che poi diventano allenatori, conoscono le problematiche delle società, quindi vogliamo fare le cose con calma e poter raggiungere degli obiettivi buoni, non dico di andare in elite, però pian piano di raggiungere degli obiettivi buoni. Quanto è importante, Palmisano, vincere contro l'handball? Tantissimo. Tantissimo, perché possiamo dire che è la nostra prima rivale, perché comunque, come dicevo prima, è la nostra squadra avversaria del Fasanese. Di conseguenza vincere l'andata, se non era, abbiamo perso di uno ai rigori. Anche lì la rosa non era ancora al completo, però comunque abbiamo fatto vedere che siamo... C'eravate. Sì. E, mentre ieri è stata una bellissima partita, sia grazie comunque agli spettatori che hanno riempito il palestrone, ma soprattutto grazie anche, ripeto, ai nostri allenamenti, perché ormai con i loro innesti diciamo si è creato un gruppo diciamo di squadra al 100%. Speriamo di andare avanti e di continuare a vincere. Prossimo turno col Putignano, con la prima in classifica in casa. Anche questa sarà una bellissima partita, sì. Popovic, vincere con il Putignano che significherebbe per me? No, per la squadra. Per la squadra
significa un grande passo. Per vincere contro la prima in classifica vuol dire che siamo là, possiamo andare avanti tranquilli, senza problemi, senza pensare alla salvezza o ad altre cose. Lei si occupa anche dell'area tecnica, un po' dà una mano, insomma, per quanto riguarda. Questo vuol dire che Popovic nei prossimi anni potrebbe anche cominciare a pensare di fare il coach? Ma io sono tesserato come allenatore. Come coach? Sì. Lo faccio con grande piacere. Lei lo fa già in campo adesso, insomma. Sì, la facevo anche a Cassero. Michele, per chiudere. Sì. No, per chiudere, che dire, una delle tante realtà sportive di Fasano che sicuramente meriterebbe più visibilità, ma meriterebbero anche, mi ripeto, ma tanto, se non, cioè, le dobbiamo dire sempre queste cose perché non si devono dimenticare di queste cose, chi di dovere non se le deve dimenticare, soprattutto in questo periodo, tra l'altro, che è propizio per ricordarle queste cose, che è loro, come tante altre realtà sportive che giocano indoor, non hanno una struttura, ma che tutte le volte lo evidenziamo, ma non ci stancheremo mai di evidenziarlo, no, perché è compito nostro evidenziare le difficoltà serie. No, era un rafforzativo serie rispetto a quello che dicevi. Io dicevo lo evidenziamo ogni volta proprio perché è importante questo discorso. Per il resto io credo che loro siano un altro esempio di sport sano, insieme ad altre realtà locali, per carità, anche la stessa Junior è partita con il vivaio e grazie al vivaio è arrivata dove tutt'oggi ha costruito un modello di società che è in questo sport, che in Italia, lo ricordiamo, in Italia è uno sport che non gode di grande risalto. La Puglia è un caso anomalo, ma le altre regioni d'Italia non c'è un grande seguito della pallamano. E anche a livello internazionale credo di non dire un'eresia nel dire che l'Italia non è che brilli più di tanto, insomma, siamo quasi fanalini di coda come pallamano, diciamo. Però diciamo loro rappresentano insieme ad altre realtà un esempio di sport fatto di passione. È sicuramente non improntato alla carriera agonistica come insomma in tanti altri casi, insomma, esistono insomma altri casi di altre attività sportive, ci sono. Loro sono un gruppo di ragazzi che provengono da una passione sportiva come quella della pallamano e che riescono con tanti sacrifici e con tanto sudore a portare avanti questa passione, portando, perché no, nel loro piccolo anche il nome di Fasano in giro. Ci mancherebbe. In bocca al lupo alla polisportiva Serre, grazie al vicepresidente Tiziano Cassone, grazie a Di Popovic, grazie ad Angelo Palmisano, grazie a Michele Cavallo, grazie a Giancarlo Enrico, grazie al nostro regista Peperecchi, a tutti i nostri operatori della regia della messa in onda, i nostri tecnici, grazie soprattutto a voi per averci seguito anche in questo lunedì, grazie e buonanotte.